inequivocabile. Avete visto, prima di iniziare a giocare ad Alternate Watch, volevo chiedervi giusto un piccolo parere sui TikTok di... di coso, di... Scusatemi, perché io devo vederne giusto uno. I TikTok di... Come cazzo si chiama? Di Jovanotti. Fermi, adesso giochiamo. Aspetta, però devo farvi vedere questo video, perché è incredibile che quest'uomo si stia... Non lo so, pian piano rovinando o stia rinvenendo, credo. Qual è di questi? È questo, boh, non lo so. Ho paura di aprire la roba. Dove cazzo è, ragazzi? Eccolo. È passato direttamente a mangiare l'erba di giardino. Che cazzo? Cioè, prima si mangiava il frutto, poi si mangiava, magari si faceva il teino. Adesso addirittura si siede in giardino e si mangia l'erba del giardino. Ma che cazzo succede? Bruca. È passato all'erba del giardino, cioè, ma è allucinante. È biologico, sì, al 100%, al 100%. Prossimo video mi faccio la doccia col mio piscio. È già caldo, quindi funziona. Ma dice qualcosa o no? Che fa? Cerca di accendere. Ma le catenelle d'oro? Attenzione. Peace. È un po'... pionieristico, direi, nell'alimentazione. Prossimo, io voglio un ristorante stellato. Ecco, a te un piatto di terra, condito con un po' con un po' di foglie del giardino qua a fianco. E crude, certo, tutta una crudité, tutta una crudité. Allora, il gioco è qua. Vediamo se ce la fa. Alternate Watch, iniziamo a giocare, bestiacce. Preparatevi. Non c'è ovviamente in italiano. Come vi dicevo, si trova su Itch.io, non so come si pronunci, che è una piattaforma che diversamente da Steam pubblica i giochi in early access, ancora in early, anzi in fase proprio beta, demo. Prima che escano su Steam, molti giochi escono prima su questa piattaforma. Infatti, come vedete nel disclaimer sotto, è scritto: "This game has been released in unfinished state and is missing certain planned content and polish as a result." E quindi in sostanza è. Però è fatto con la Real Engine 5 e... Vabbè, mi dice di aggiustare la grafica prima di iniziare, ma io l'ho già fatto. L'anomalia, la lista delle anomalie, fidatevi. Report anomalous change and alternate encounters found on the cameras. Si cambia telecamera con AED e noi non dobbiamo fare altro che riportare le anomalie che vediamo in camera. Quindi è molto semplice. Select the room and anomaly type in the report menu. Quindi abbiamo in basso a destra, a sinistra, dove cazzo sarà un menu e noi dobbiamo semplicemente riportare le anomalie. Tipo, che ne so. Non funziona la telecamera, per dire, incredibile, twist, è tutto nero. Make sure you have gone over the anomalies list in the main menu. Sopravvivi fino alle 6 del mattino. Non so perché si possa abilitare la dark mode, non so che cazzo... Ma proviamo a non farla, facciamo... Facciamo così, va? Allora, report menu è questo. Ok, displacement, mimic, fluid, pure form... Preacher, Electrical, Tulpa, Corpse Unknown. Che cazzo vuol dire? Vabbè, in cucina però mi sembra abbastanza tutto calmo, no? Ma sembra una normalissima casa. E la cosa inquietante è perché stiamo guardando casa che non è nostra. Madonna no. Ho un po' d'ansia, eh. BPS. Figa, ho paura. Ah, il soffitto di Woody, vedete, la cameretta di Andy. Sento uno strano suono. Questa è la camera. Quello è lo specchio. Sembra tutto a posto. Non vedo... No, figa, no, io non ce la faccio. Ah no, cazzo, è lei. Pensavo ci fosse... Ho sentito un suono di qualcosa di rotto. Ah, ma ste cazzo di facce però, l'inquietudine. Ma chi si mette le foto? Chi fa la gigantografia della propria foto? Ma, cioè, Lego, fino a che punto? Mamma mia, no. Vabbè, è soltanto mezzanotte e mezza, quindi che vuoi che succeda? Ok, quindi le telecamere le abbiamo finite? Figa, no. Per ora non sta succedendo un cazzo.
If you see another person that looks identical to you, run away and hide. If you see a person that has a biologically impossible characteristic, run away and hide. If one manages to break into your home, refrain from any kind of communication or contact with the threat. Allora, direi che questa qui è un'anomalia elettrica. E che cazzo devo premere? Perché frigori? Ah, che succede? E come funziona? E che devo fare? No! Fe! Che devo fare? Elettrica. Reporting. Giusto? Anomalia degli elettrodomestici. Che cazzo ne so io? Anomaly not found? È qua. Non è questa. Seleziona l'icona della stanza e fa report. Ah, ok. Allora, aspetta. E questa qui. Electrical, report. Quindi quello lì è... Too many anomalies, close. Ma cosa ci ho già perso? Ma sono incapace! Oh figa! Ma il divano non è la... Scusami, il divano non è la sala? Il divano è il salotto, tu hai fatto il letto è la camera da letto. Prima la cucina. No. Allora, questo qua non è... Questo qua è il letto. Ah, ma vaffanculo, sembra un divano! Ma cazzo, ma prendimelo da un'altra angolazione! Sembra un divano! No, che reporting un cazzo, non succede niente, ho sbagliato, aspetta. Mannaggia il cazzo mio, no, ho sbagliato. Non c'è alcuna anomalia. Che chiudi sto cazzo di report menu. Che succede? Beh, però aspetta, la telecamera sembra non funzionare benissimo, eh. Oh, tenete gli occhi aperti ragazzi, perché qua mi servite voi. Can you see? No. Credo che ogni mezz'ora accada qualcosa. La cucina è la parte che mi inquieta di più. Non so per quale motivo. Him. Madonna santa. Dice che qualcosa viene dalle scale, però. È da qui. Vedete che c'è il disegno lì del tizio scritto him. E poi c'è il simbolino di una... Purtroppo non posso zoomare. Oh sì. Grazie al cielo no. Grazie al cielo no. BPS. Continuiamo a trovare simboli, tazze e robe con questo marchio. Ok, vediamo se la mia teoria è giusta. Se alla mezzanotte e mezza succede qualcosa. 28 29. Se mi parte un jumpscare io chiudo e me ne vado. Mezzo jumpscare più o meno. Grazie Dani. Quindi? Chi l'è? Grazie Ricky. Pa. Questo è seminterrato? No, è la cameretta Sembra un carcerato. Non voglio giudicare, però, effettivamente. Non sto vedendo niente di strano in questo momento. Per adesso nulla di strano. Mezzanotte 44. E tutto va bene. C'ho l'ansia. Come qui? La foto? De che? Che dite? Dino, le icone delle stanze sono in ordine con le telecamere. Ottimo, grazie. Allora, è stato un cambio di telecamera. Madonna, c'ho un'ansia a cambiare telecamera, voi non avete idea. Ok, niente. Non mi pare di vedere roba. Ah! Insopportabile il bagno. Quella cazzo di foto so già che una certa si alzerà e verrà a bussare. Si è rotto il vetro della nella camera? Da letto il... Oh no, io non ho visto niente. Stairs. Kitchen. Dove? Ma non ho... Ma non ho visto nulla, ragazzi! Mi sembrava tutto uguale! Figa, sono proprio incapace a fare ste robe. Devi stare attento ai dettagli. Ma vi giuro, non sto vedendo niente di diverso. Allora, seguo, leggo quel cazzo che mi dite voi.
Non sento suoni, non sento niente. Se un oggetto si sposta, lo devi riportare. Ok. Il pappagallo è impagliato? No, no, è vero. È semplicemente in dormiveglia. Ah, il quadro c'era scritto una scritta che prima non c'era. E che cazzo lo sapeva, ragazzi? Io non l'avevo visto prima. Quindi dobbiamo cercare di ricordare. Figa, io non ce la faccio. Non ho questa memoria fotografica. Qui lo specchio è tipo sporco. Dovrei riportarlo, che lo specchio è sporco? Riportiamo lo specchio. Allora, camera da letto, che è? Quale cazzo è la camera da letto qua? Questa? No, questa è quella del bambino. E questa qua? Quale cazzo è? Questa? Questa qua? Che cazzo scrivo? Ma lo scrivo sullo specchio normale? Teoricamente no, se sei una casalinga no. Quella è la cucina? Ma che cazzo dite? Il bambino è il cesso. Eh? Io non vedo niente di diverso, ragazzi, perdonatemi. Ah, aspetta un attimo. Ah, il quadro! Il quadro! Che devo fare? Dov'è? È giù! E giù, che scrivi? Mimic, floated, pure form, electrical, tulpa. Che cazzo è una tulpa? Corpse, cosa devo andare? Devo andare da un ginecologo? Cos'è una tulpa? Cos'è? Riporta tutto. Che imaginary, report imaginary. Riportala adesso. Ah! È giusto? Ma cos'è una tulpa? Anomaly, not found. Ma che cazzo dici? È lì! Allora non è quella. Che cos'è? Unknown. Displacement? Non sono le scale? Ma quale cazzo è? Ah, è questo! Ok, ok, aspetta. Ce l'ho fatta! Giusto? Nel mentre però penso io debba andare avanti. Removed! Ok. Abbiamo rimosso un'anomalia. C'è qualcosa di diverso qui. Non so che cosa, ma c'è qualcosa di diverso. I graffi sul frigo? No, ma è un riflesso, ragazzi. Che? Che cazzo è? Che cazzo è stato? C'ho i brividi fino al buco del culo, non lo voglio più giocare sto gioco. Cos'è stato? I piatti in cucina? I piatti in cucina, sicuri? Vai piano, Dino. Cameretta, scale. No! Dov'è l'anomalia? No! Ma non vedo un cazzo, è tutto uguale! Il quadro è diverso. È impossibile. Aiutatemi, moderatori, aiutatemi. Aiutatemi anche voi. Era il piatto. Manca il piatto. Quanti piatti sono? Uno, due. Allora, qua ci sono due piatti. Due piatti. Il quadro di un angelo. Poi lì c'è una cattedrale. Televisione. Lì c'è l'immagine di un gatto. Sembra tutto quanto uguale. Però non pensavo cambiasse in piccoli dettagli. Pensavo comparissero robe strane, tipo il quadro, quelle robe lì. Camera da letto del bambino. Sembra tutto che spavento. Grazie, Rovigo. Lotto Valhalla. Qui sembra tutto abbastanza normale. Poi abbiamo... Mi sembra tutto ok. C'è una cassaforte nell'armadio. Mi fa strano che ci siano lì dei bambini che si sono sposati, come potete vedere, ma altri tempi. Quando c'è scritto in alto a destra evident, vuol dire che è pieno. Se invece c'è scritto too many, vuol dire, beh, capisci, sei quasi morto. In alto a destra? In alto a sinistra? Dici? La gente viene alle 3 di notte. E mi immagino, avrebbe senso. Ok, il quadro è diverso. Il quadro è diverso, perché uno mi sta fissando, due, io non ce la faccio più, quel cazzo di quadro. Quindi qua mettiamo imaginary report. Perché il quadro non è fatto così. E fin qua ci siamo. Dave
Però qua c'è un'altra roba scritta. Grab a meal container. Qua non vedo un cazzo. Camera da letto, lo specchio rotto. Qua mi sembra tutto uguale, giusto? Leggi la lista delle anomalie. E dove cazzo è? Qua, sono queste. Non c'è niente, sono queste qua le liste delle anomalie. C'è qualcosa in camera? Il foglietto è giusto? I graffi sul frigo in cucina. Ma non sono graffi sul frigo! Figa! È un riflesso! Non so, c'era anche prima! Me sto cagando. In spagnolo. Qua è cambiato qualcosa qui? Io per sicurezza dico, riporto qualche cosa. Dino, forse devi trovare tutte le anomalie della lista. No, beh, ovvio, però non... Il piatto? Manca un piatto. Dove? In cucina? Ma no, ma è sempre due. In cucina manca il piatto? Manca il piatto in cucina. Ma son... fanculo. Ok, cambiato qualcosa sicuro. Fermi, fermi. Displacement. Cucina, dove cazzo è? Qua. Faccio quello che mi dite voi, eh. Vediamo se ha funzionato. Dovrebbe riportare. Anomalia? Not found. Merda! Ma che era? È tutto un po' uguale, vedi? Siamo passati a l'una di notte. La cucina era il primo, non il terzo. Adesso mi incazzo, mi ingrifo. Sai com'è? C'è un fottuto forno, immagino che sia quella la cucina, no? Quindi questo qua che cazzo è il forno? È la lavanderia. Removed, ok, abbiamo rimosso. Ah, 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 fermi, fermi. Stanza del bambino. Mimic, floated, pure pitcher, electrical, tulpa. Cos'è una tulpa? Corpse, unknown. Che cazzo? Imaginary. Sul letto c'era il computer, ora no? Ma non è vero, è qua. C'è una telecamera. Aspetta, cos'è sta roba? Displacement. Reporta il displacement. Me l'ha tolta sta cacata, sì. Vediamo un po'. Teoricamente quella telecamera non era sul letto. Quella cazzo di telecamera non era sul letto. La chitarra displacement. Cioè, ha funzionato, ma non so cosa ho tolto, perché è rimasta lì la telecamera. No, no, riporto un cazzo! No! No! È tutto... Cos'è quell'immagine ogni volta? Cosa c'è in cucina che non va? Cosa c'è in cucina che non va? Dino, lo specchio rotto in camera da letto. Ancora. In cucina si è spostata la forchetta dal piatto. Ma come cazzo è... Io questo gioco non fa per me. Dove cazzo è la cucina? È questa qui. Displacement di nuovo. Report. Ho fatto giusto? C'è un suono di un carillon. Evident. Attenzione. Ah... Mimic flow electrical tube, non so che cazzo. Mimic, che cazzo è? Mimic. C'ho un po' d'ansia. Unknown? Credo sia un mimic, era la voce. Un mimio di una voce. Non... Ah, sto sbagliando tutto, unknown. Electrical? Dite che è una roba elettrica? Porco due, porco! E dov'è? Qua! Oh! Altre anomalie, voi ne vedete? È tutto uguale! Che? Ma non sono un falco, porca troia! Ma mi sembra tutto uguale, c'è un piatto in più, c'è un piatto in più! Aspetta, displacement... Ma è impossibile! Il vetro nella camera! Allora, ragazzi, fermi, dobbiamo organizzarci bene, fidatemi di me. Allora, sto gioco mi piace un fottio, ma ho bisogno di voi. Qui, come non mai nel canale, ho bisogno di voi. Allora...
Dovete fare una roba, moderatori. Dovete togliere la modalità lenta della chat, perché altrimenti mi arrivano i messaggi 5 secondi dopo che succede qualcosa e io non capisco un cazzo. Quindi togliete la modalità lenta. Fatemi sto favore di levare la modalità lenta. Deve essere celere, istantanea, perché appena guardo giù, io devo vedere. Dobbiamo parlare della stessa dello stesso cazzo di posto. Se voi mi commentate la cucina mentre sono in bagno, è già finita. Quindi ho bisogno che tutto quanto sia fatto. È andata? L'avete tolta? Ok, grazie Andrea. Allora, da adesso dovete aiutarmi, bestiacce. Stanza per stanza la analizziamo, proprio millimetro per millimetro, mi raccomando. Tulpa significa entità extracomunità. Cosa? Extracorporea. Che cazzo? Vabbè. Ora sappiamo cos'è una tulpa. Start. Bon, cucina. Mi sembra tutto a posto. Focalizziamoci sui dettagli. Guardate, l'incredibile manufatturiato italiano. Questi piatti del 500 dipinti a mano da qualcun altro, forse un cinese. Guardate che meraviglia. Guardate questo frigo. Direi anche abbastanza svedese. E quella che è una cucina da 5 euro. Tutto sembra nella norma. Ricordiamoci le posizioni delle robe. Qui c'è sto gatto che non mi piace, quel gatto lì. Notre Dame che non va a fuoco. Questa è un'anomalia. Sembra tutto a posto. La tulpa è un'anomalia. Non ne ho idea, me l'ha detto, mi sono già dimenticato. Dino, ricorda ogni dettaglio, non metterci troppo per ricordarti i dettagli. Lo so, ma tanto ci siete voi qua per questo. Mi sembra tutto ok. La forbice che ci infileranno negli occhi appena non guardiamo. Bathroom. Abbiamo la pasta spermicida, poi abbiamo il dentifricio. Questo cazzo di quadro. Dave found hands off, vabbè, proprietà di Dave. Tirate giù le mani. Qui c'è una sorta di, non lo so, una bilancia di cucina qua, ma perché... Ok, è cambiato qualcosa? Sì, è cambiato qualcosa. Qui, quindi, displacement in cucina, via. A dove cazzo è la cucina questa? A report. Anche il muro dei lampadari, ok. La tazza, la forchetta. Ah, anche la tazza? Ottimo. Allora, intanto riportiamo questo. Removed, ok. Quindi adesso è tutto sistemato qua. Che succede? Si è spostato qualcosa, ragazzi? Avete visto che è cambiato qualcosa? Non sono stato io, eh. Non ho cambiato io la telecamera. La tazza ancora? No, la foto sul frigo. La foto sul frigorifero. Porca troia, no! Ma display... non è... Cos'è, un displacement o è un mimic? Cosa può essere sta roba? Sempre un displacement, immagino. Si è spostata la foto sul frigorifero, no? No, è sempre qui. Ma quante cazzo di cose si sono spostate? Provo a rifarlo di nuovo per sicurezza. Mi pare tutto uguale per adesso. Not found. Bene. Ma era così la foto? No, che succede? Basta. Che è cambiato ancora? Mi sembra tutto uguale. C'è uno sotto al tavolo? Che cazzo dite, oh? No. Manco un coltello. Ok. Displacement. Report. Giusto? Sul frigo devi fare imaginary. Okay. Cos'è quel suono? Removed. Imaginary. Non lo so. Removed, ok. C'è qualcosa di diverso qui? Il candelabro ha ruotato. No, ok. Qua mi sembra tutto uguale. La caldaia, le proteine, la lavatrice, il BPS, tutto a posto. Foto al contrario? Ma dove? Ma quale? Ma bugiardi? Qua forse c'è qualcosa di diverso, non lo so, non capisco. Casa del poppante, cioè casa del poppante detta camera da letto, cameretta. Non mi sembra sia successo un cazzo. Questo è uno dei punti più inquietanti della casa, la camera da letto.
La foto si è girata nel salotto. La foto? Ma questa del gatto, ma è sempre uguale. Quadro? Oh, fermi. La foto del gatto è al contrario. Evident. No, allora fermi. Displacement. A me sembra tutto uguale, ragazzi, francamente. Però non lo so. Sta diventando evident. Ma qua, ragazzi, non ce la farò mai. Io non ci riesco. Ok, abbiamo rimosso un'anomalia. Hai sbagliato stanza. No, ce l'ho fatta. Ho sbagliato stanza, davvero? Cioè, geniale. Displacement, report. Il quadro della cattedrale non è diverso. No, è sempre uguale. Not found, bene. Due proteine nella lavatrice? Ehi! No, qua è sempre tutto uguale. Mi sembra tutto abbastanza normale. Io non mi accorgerei mai se avessi Udemonji. Due proteine, Mimic o Imaginary. Che cazzo ne so, facciamo tutte e due. Lo specchio in camera, me? Removed. Via, ok, quindi un doppione e un Mimic. Lo specchio in camera, mi avete detto. Aspetta, lo specchio in camera. Ma è sempre lo stesso specchio, ragazzi. È 30 anni che è fatto così. Mimic nella camera del bambino? Perché? Attenzione, qualcuno ha usato la carta igienica. Mi sembra tutto uguale! C'è qualcosa in cucina che è cambiato, no? Mi sembra tutto uguale anche qua. È l'1.55, ce la stiamo facendo! Nella camera del bambino c'è un Mimic, quale? Vabbè, io lo scrivo, fanculo. No, ho sbagliato! E mi ha cambiato qualcosa in cucina. Ma a caso lo dite? Quello era un maranza. Allora, ho tolto Mimic dalla camera del bambino. Vediamo se avete ragione. Not found. Porca puttana, io vi ascolto pure. Quando si oscura la visuale è electrical. Ok. Che cambia qui? Tu... Ma io non so che cazzo di... Electrical? Nella cucina? Report? Qui mi sembra tutto quanto così. La tazza? La tazza ancora? Allora ho sbagliato tutto. Not found. Siamo fottuti! Mamma mia. È difficile. Ma è difficile. Ma è impossibile. Si cambiano dettagli microscopici. Prova la dark mode. Proviamo. Cazzo vuol dire? No. Allora, leggiamo la descrizione delle anomalie nel menu. Grazie, questo non sapevo manco ci fosse. Imaginary, painting, artwork, picture, change. Ok, quindi. Anomalia dell'immagine è quando qualcosa cambia. Displacement, gli oggetti cambiano la loro locazione. Mimic, gli oggetti si duplicano. Oggetti attempting to blend in. Oppure oggetti che cercano di mischiarsi con l'ambiente, di camuffarsi nell'ambiente. Flowed impersonator. Distorted human. Vabbè, quindi è così che dobbiamo chiamare d'ora in poi quelli che soffrono di artrosi. Pure form, shadow figure with white eyes. Minchia no. Allora, se troviamo una persona distorta e un flowed, minchia, ma qua me le devo segnare però. Una pura forma se troviamo un'ombra con degli occhi bianchi. Preacher, cloaked figure, obscured and constant whispering. No. Cloaked figure, obscured and constant. No. Vabbè, qualcuno, qualche figura
che da qualche parte nascosta nella stanza in qualche angolino continuerà a bisbigliare. Electrical, vabbè, quando ci sono problemi come luci, TV, la radio, i PC e le camere che danno errore. Tulpa, see only in mirrors. Ah, la tulpa quindi sono dei riflessi proprio. Corpse, there is now in the game. This is now in the game. Cos'è? E poi c'è unknown che non può essere classificato. Open doors are not displacement. It means someone has entered at home. Oh Cristo. Quindi se troviamo le porte aperte vuol dire che non è un displacement. Vuol dire che qualcuno è entrato e basta. Merda. Io lo chiamerei ansia questo gioco comunque. Ansia Simulator. Vi ricordate voi la lista? Sì. Allora, è normale morire le prime volte, immagino, come nella vita vera. Suppongo che dobbiamo entrare, dobbiamo avere una fotografia delle stanze nella nostra testa, quindi, e poi ricordarci cosa è cambiato. Per adesso mi pare tutto abbastanza uguale. Il problema è se il gioco già cambia appena iniziamo. Quello è un problema, perché io non mi ricordo un cazzo. Io non mi ricordo un cazzo. Dov'è l'acqua? Qui. Ci sono due bottiglie adesso anziché una. Merda. Ok, abbiamo Riccardo che è sempre qui, che ci fissa. Aspirante Maranza, vedete. Qui c'è una sparachiodi, una spilatrice. Allora, qui è cambiato qualcosa? Non mi pare di... Forse la scatola di cereali era in piedi? Mimica nel bagno? Cazzo c'è nel bagno di Mimic, scusatemi. C'ha due piselli adesso il tipo? Tazza vicino al piatto. Tazza vicino al piatto. Ok, quindi displacement, report cucina, via. Quindi questa tazza qui non dovrebbe esserci. Vediamo un po'. Reporting entro oggi. Not found. Siete dei simpatici ragazzi. Non era lì. Bene, era lì da una vita. Tre lampade in bagno, Dino. È caduta una stella. E quella stella sei tu. Dream. Cosa devo fare qui? Displacement. Camera da bambino. Report. Specchio del bagno. Cosa? Ah, ci sono tre lampade. Cazzo, è vero. C'è un mimic. Veloce. Allora, bagno, mimic. Report. Questa qua non dovrebbe esserci. È nascosta però. Che figlia di puttana. C'è la modalità colori? Ah! Ma allora ci sono tre lampade qua. Dino, il disegno sul frigo? È sempre uguale, sempre uguale. La mela forse è spostata. Non vorrei dir minchiate, ma hanno un mattarello? Ma da quando? La tazza si è spostata sicuro, bravi, avete ragione, perché non era lì. Che lavoro di merda però. Questi non sono graffi, ragazzi, è un riflesso. Quindi non mi dite graffi sul frigo, perché è sempre la stessa roba. Mimic del bambino, ma dove? C'è un teschio in cucina? Ma che cazzo dite? Ma perché vi ascolto? Oh cazzo, che è stato? Cos'è sto suono? Electrical. Giusto? Ho fatto bene? Ritorno in fase, in forma scimmiesca. Qua mi sembra tutto uguale. Nell'angolino vicino al frigo. Ma di che cazzo parla? Ma ragazzi, avvicinatevi molto bene allo schermo, perché non c'è alcun teschio. Ok, qua qualcosa è effettivamente cambiato. Cos'è? Immagino. Giusto? Ah, no, no. Aspetta. Giusto? Però entro oggi, eh. Vabbè. Mimic flow that pure. È un unknown. Thank you.
Era un unknown? Salve polizia. Sì, mi dica il motivo della sua chiamata. Guardi, è giorno. In che senso? In camera da letto è notte, ma dal pupo è giorno. Ma è nella stessa equatore. Sì, però... Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Una tulpa fuori dagli specchi. Ma mannaggia le tulpe. Allora, la mela è qua e la tazza è qui. Ricordiamoci, candelabro, sempre le tre robe. Full immersion del gioco. Boom. Magari c'era una faccia e noi non l'abbiamo vista. Metti i colori. Ah, ma allora c'è veramente. Aspetta. Ma da qua o... FX. No, aspetta, c'è una roba. E dove cazzo sono i colori? Windows Mode, Vertical Sync, Color Mode. Color. Mi piaceva di più in bianco e nero. Secondo me mette più ansia comunque. Però vabbè, fate quel che volete. Però è più facile così effettivamente vedere se è cambiato qualcosa, eh? È un po' più facilitata la roba. Colore mi disturba. Ma a me la cosa che mi disturba di questo posto è la cameretta. Cioè, parliamone, figa, è vuota. Di una vita che deve iniziare. Figa madonna, che ansia. Stai attento ai cereali sul frigo. Sul frigo? Cereali sul frigo. Sempre uguali. Per un attimo ho visto una faccia. Ah, il pappagallo ha quei colori lì. Aberrante. Ah, lui è sempre in bianco e nero, poverino. Camera da letto, due valigie. Grandissimo. Allora, aspetta. Quindi, Mimic, camera da letto. Qua. Report. E questo l'abbiamo fatto, ce lo siamo tolti dai coglioni. Vediamo che sparisca. Sparisca, please. Sparisca. Anomaly. Removed. Puff. Ok, via. Bagno, non vedo differenze, mi sembra tutto quanto abbastanza uguale. Basement, la Polaroid è sempre lì, gli oggetti là sopra, ragazzi, perdonatemi, ma c'è troppa roba per ricordarmelo. Riflesso in bagno? No, ragazzi, non spariamo robe a caso, è tutto uguale, non cambia niente, è sempre la stessa roba. Martello, ma che cazzo? Ma dove? Ma di che state parlando? Tre lampade nel bagno. Ancora, sono sempre tre le lampade. Bagno Mimic. Vabbè, io faccio quello che mi dite. Però secondo me non c'è niente di diverso. Mi sembra tutto uguale. La foto del ragazzo mi sembra differente. Può essere. No, è sempre uguale. Qui è sempre la stessa roba. La cucina è quella dove ci sono più attività. Qua si è spostato tutto, quindi. Displacement, l'ho riportato? Report. Sì, esatto. Seguite il consiglio di Shami. Smettetela di sparare a culo, però, perché sennò, ragazzi, è infattibile anche per me capirvi se state... Come not found? Evident. Ma dove? Ma non c'è niente di diverso! Minchia ragazzi, io non riesco, è tutto uguale, non è cambiato un cazzo. No, qua c'è un displacement, aspetta. Ecco, a me sto suono qua, forse ci dice che è cambiato qualcosa. Removed, ottimo. Electrical. Telecamera ha flickerato. Ne vero? La chitarra in camera. Porca troia, è vero, non era lì. Bravi. Porca miseria. Displacement. Ce la possiamo fare, bestiaci. Ci metto un'ora però a riportare le... Oh.
Il PC! Il PC! Si è acceso! Electrical! Non mi devo avvicinare allo schermo così tanto. Aspetta! Aspetta! Ok, sistemato. Electrical, reportiamo. La faccia del tizio! È il ragazzo! È il ragazzo! Guardate! È il tizio della... Allora, aspetta. Anomaly removed. Lui è sempre qua. Dave, il nostro... chiamiamolo Dave, è sempre qua. Cucina, è cambiato qualcosa? Boh. È su MSN, sì. Tulpa, mi sa. De che? Mi sembra tutto quanto... fottutamente identico, ragazzi. Qua mi sembra uguale. Il martello in cucina era nell'angolo. Il mattarello in cucina era nell'angolo. Ottimo, grandi. Deplacement, via, fuori dalle palle. Dai, ce la stiamo andando molto meglio. Due barattoli blu in cucina. Oh, 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 mimic. Sì, così dovete andare, ragazzi. Vai così. Come not found? Ah, quindi questi due barattoli erano così. Ma qua è cambiato qualcosa o sbaglio? Avevano lo stesso colore sti due tavolini. Avevano lo stesso colore? Anche il mattarello era già lì. Dice evident. Dice evident. Ma io non evidente un cazzo. Che devo fare? La calcolatrice in sala, chitarra in camera da letto, ancora! Boh, vabbè, io faccio quello che mi dite. No. No, abbiamo perso, ragazzi. Ah! Qualcosa si è spostato, ma non so che cosa. Qui c'è un mimic in bagno. Dove cazzo sta il bagno? È qua. Mimic, vedete, ci sono due spazzolini da denti. Sì, ma adesso ho vinto, tranquillo. Adesso ci riprendiamo. Entro oggi però, eh. Vai così. Qua è cambiato qualcosa. Qualcosa si è spostato, palese. Però non riesco a capire cosa. Quindi io per sicurezza dico displacement e vaffanculo. Too many anomalies. Ma le stiamo togliendo tutte, siamo a vago. Not found. Murda. Qua è tutto uguale. Evident. Cosa c'è di evident qua? Non vedo un cazzo di differenza. La camera del bimbo. Orca puttana. Allora, bimbo imaginary, giusto? Report. La scala? Il bagno col... il bagno che... Removed. Olè. Il cuscino per terra. Ma dove? Qua mi sembra sempre tutto uguale, vi giuro. In salotto mimic della tazza. Le stelle, cucina. Mimic seminterrato. Mimic seminterrato. Riportiamo. A me non mi sembra, ragazzi. No, infatti, not found. La carta ig... Il seminterrato, lo scaffale, non la scala. Allora, ci proviamo per l'ultima volta perché lo trovo fottutamente avvincente e non so per quale motivo. Ma poi basta. Allora, con calma, ricordatevi la posizione della mela e della tazza, ricordiamoci dunque che qua ci sono due barattoli e che il pappagallo è fatto così, un po' gay. Questi sono i due posti, come cazzo si chiama, due robe appiccicate al frigorifero sempre uguali, il mattarello è già qua e questo l'abbiamo fatto. Quindi questa stanza a posto. Due tavolini sempre uguali, BPS, eccetera. Home theater da 4 soldi, però non è che uno può chiedere più di tanto, è già tanto che ce l'hanno. Abbiamo qua la Madonna Addolorata e appunto Notre Dame che non brucia. Una proteina, BPS.
Ok, fermi. E questa che stanza è? E chi cazzo lo sa? È questo, boh? È questa. Displacement, è questo, ed è stato un electrical report. Giusto? Laundry room. Data? Not found. Tua mamma, però. Tua mamma not found. Qui abbiamo tutto quanto uguale. Non vedo Mimic, non vedo un cazzo. Qui potrebbe essere cambiato qualcosa. La fotografia non è questa. Oh madonna santa, che ansia. Allora fermi. Era questa la fotografia. Possibile fosse questa. Però per sicurezza facciamo così. Le proteine? Mimic lavatrice. Ok, un attimo. Removed. Ok. Proteine. Qua. Mimic. Bravi ragazzi, così vi voglio. Mimic ce lo siamo tolti dai coglioni. Vediamo le altre stanze. Dobbiamo lavorare di velocità, capito? Qui mi sembra tutto quanto uguale. Idem. Letto disfatto in camera. No, quello è perché tu hai una sindrome. Una sindrome ossessiva compulsiva, Star. Ma era già disfatto di suo. C'è un piatto in più. Fermi. Ma questo Mimic o un displacement? E questo non saprei. Diciamo displacement. Manca una scatola nel seminterrato. Avete una malattia comunque. Io non so come fate a vedere queste cose. Io non mi... È un Mimic il piatto allora. Ok, giusto? Removed. Olè. Ma c'è una scatola in più nel seminterrato. Quale? In meno. Come in meno? E quindi displacement. Mi dice così. Vediamo. Mentre aspetti, non rimanere sulla stessa. Va bene, mamma. Not found. Avevate... No, era normale. Not found. Dice che non c'era... non c'è nessuna anomalia. Manca una scatola, ma qui, ragazzi, non mi ha detto not found. Forse non è displacement. Io che cazzo ne so. Giocattolo in più del bambino? Non mi sembra. Forse il tavolo e il salotto è qualcosa in più. Piatto in cucina sul tavolo. Ancora. La radio in seminterrato e la lucina accesa. Attenzione, si è accesa la luce. Electrical. Bene. Removed. Ok, a posto. In cucina qualcosa è cambiato. Ma cosa? Mi sembra tutto uguale. Però qua c'è... Non è che... No, boh, non lo so. Dino la bilancia. Non sono della bilancia. Displacement in cucina. Vabbè, mi fido di voi. Displacement report. Dove cazzo è la bilancia? Ma qua la vedo, fate voi. La tazza. Il quadro. C'è un quadro in cucina. Removed. Ah, questo! Il porta Gigi era qua. Il porta posate. Qua in camera, in sala non succede niente. In the living room. Foto del gatto. Ancora. Figa, lo brucio. La TV nel seminterrato. Buonanotte. Qua mi sembra tutto uguale. Quadro alla cornice spessa. Grandissimi. Allora, quindi. Qui. E... Che cazzo è un Mimic? Pure form? Un Mimic? Imaginary? No, credo sia un Mimic, ragazzi. Boh, non ne ho idea. Not found. Allora è un Imaginary. Un barattolo in meno sulla lavatrice. Ma come cazzo fate? Ci passo un nanosecondo e voi riuscite... Ma o state sparando a minchia? Not found. Allora era già così. Barattoli meno sulla lavatrice. No, ce n'è sempre stato uno. Qua la casa del pupo. Qua è cambiato qualcosa. C'è un displacement. Perché qua c'è qualcosa di diverso.
Era così anche prima. Ma allora? Not found. Sto sbagliando tutto. Evidente de che no? Ok. Stiamo per morire. Dobbiamo darci da fare. Cosa è cambiato? Che sta succedendo? Mi sembra tutto molto uguale. Per oggi è tutto, cari amici di Striscia. Io direi che possiamo anche chiuderla qui, francamente, con Alternative Watch. Aspettate un attimo. Dica. Minchia, quanto ritarda la televisione, incredibile. C'erano due valigie in camera da letto. Ah, ok. Vabbè, ormai è andata. Quindi, bestiacce, vi piace Alternative Watch? Magari mettete voi, moderatori, mettete un, non so, un qualcosa, fate partire un sondaggino per sapere se avete gradito. Io trovo che sia alquanto inquietante, ma fidatevi che andando avanti succedono cose un po'. Certo che lo riportiamo, ragazzi, è fighissimo, mi piace un botto. C'era un quadro, una volta, che si staccò, così, senza preavviso. Sì, è figa l'idea, ma troppo piccole le differenze, effettivamente. Io dormo sola. Lo so, può mettere ansia, ragazzi, ma pensate questo, è possibile che in questo momento, nella vostra stanza, qualcuno è lì con voi. Questo dovrebbe un po' rincuorarvi, dai. Qualcuno è lì con voi. Ora, chi l'è? Alebeth, grazie. Allora sì, attenzione, 56%, 33%, io volevo veramente sapere cosa vi piace del gioco, e questo parte con queste votazioni a cazzo che non vogliono dire niente. Ci sono due valigie di no. Sto ridendo? Ti pare che stia trovando divertente tutto ciò? No. Comunque generalmente vi piace, ho capito, buono, allora lo riportiamo. Ah, noi sì. 3. Ma che cazzo votate 3? Ma porca di quella miseria, mi devo incazzare veramente, guarda. No, non lo so quando lo riporto. Allora, ma settimana. Allora, domani vi ricordo quelli che stanno andando via. Domani facciamo 3 ore di Zelda, Day One di Zelda. Quindi siateci. Partiamo dalle 8:30 fino alle 11:30. Non sono 3 ore, ma lasciamo perdere. Ci divertiamo, quindi siateci, perché appunto dobbiamo riscoprire questa meraviglia, la meraviglia zeldiana. Si sente l'audio, sì. La meraviglia zeldiana che è il capolavoro Nintendo, quindi siateci. Poi settimana prossima facciamo Evil Nun, perché siamo arrivati a 1850. Il gol della sub goal, quindi Evil Nun a bestia. Possiamo anche metterci, perché no, una mezz'oretta di questo, ci sta. Secondo me ci sta. E poi tutta l'altra settimana continuiamo Zelda, ovviamente, perché appunto Zelda è un po' importante, ragazzi, è un po' importante. Senza dirsi, no, coi dirsi, Zelda, come cazzo chiami? Evil Nun, coi dirsi, l'ho promesso. C'è I'm on Observation Duty, che è lo stesso identico gioco ma fatto meglio. I'm on Observation Duty, ma fatto meglio su quale base? Cioè, allora, vediamo se c'è su Steam. Ce ne sono 5. Quale di queste? Andiamo al 5. E la Madonna. Are you ready for duty? No. Ah, sì. Però ti dirò, non essendo fatto con Unreal Engine. Aspetta un attimo che sento di sfondo il jazz e mi turba sta roba. Non essendo fatto con Unreal Engine. Beh, voglio dire, quale
soave visione di una donna che si masturba come un uomo in piedi davanti al muro. Si masturba come un uomo perché, ragazzi, quando dico come un uomo intendo dire con vigore. E va bene. Ma posso essere sincero? Non ci vedo nulla di così più bello, di migliore rispetto a questo che ho già preso, francamente. Anzi. Trovo sia. Il fatto che qua abbiamo 5 stanze e non 36. Quindi è già più. È un po' più difficile scovare i dettagli. Però il fatto che ci sia una lista di anomalie che dobbiamo sgamare è più figa. Ma andando avanti, fidati, perché ho visto delle immagini di questo gioco. Ci sono delle cose che ti fanno cagare sotto, che ti mettono proprio i brividi lungo la schiena. Non sto scherzando, veramente. E tra l'altro, appunto, Alternative Watch è anche gratuito. Tipo, creature deformate, visioni nascoste, ombre, jumpscare a manetta. È veramente disturbante, vi giuro, ragazzi. Se riusciamo a superare, credo, le 2 di notte, o le 3 di notte, inizia a succedere qualcosa di veramente, visivamente preoccupante. A partire da, appunto, dal cambio giorno-notte a robe, i quadri che cambiano faccia, che ti parlano, che ti guardano, cioè robe veramente inquietanti. Perciò dategli tempo. È che adesso non abbiamo visto un cazzo perché, cioè io non ho visto un cazzo, voi avete visto tutto, perché non sono in grado, però il gioco promette bene, fidatevi di me, quindi diamogli un attimo di speranza e lo riporterei più che volentieri. Bisogna imparare le stanze a memoria, sì. Attenzione, si è sfocata la telecamera, un'anomalia elettrica. Guarda, Lampaclima, probabilmente mi faccio una lista delle anomalie così le so. Almeno le so, ce le abbiamo scritte, magari le metto anche a schermo, così da qualche parte le sappiamo. Mettiamo da qualche parte a schermo. Un messaggio in sovrapprensione. Tipo, che cazzo ne so, qua. Metto il numero, metto le anomalie qua sotto, piccoline, che non danno fastidio al gioco. Così ce le ricordiamo e possiamo identificarle bene nel gioco. Ci sta, perché sto giochino non è niente male. Quindi. Ma bando alle ciance! Allora, Switch 2. Dovevamo parlarne, o sbaglio? Qualcuno poi, tra l'altro, ha chiesto una reaction, credo. Wild Arts? No, ti prego. Buon Dio, ancora. Ma mi chiedete le reaction, è sempre gli stessi 3 giochi. Wild Hearts e Demon Skin. Demon Skin e Wild Hearts. Io ieri. Non so, Raffi Work, cosa tu hai chiesto. Non ne ho idea. Allora, andiamo a vedere Wild Hearts prima. Il fallimento. Com'è che si chiama? Non mi ricordo manco più. Questo, ragazzi, definiamolo una sorta di Monster Hunter fallito. Cioè, ma direi che va bene già così, nel senso non c'è bisogno di andare oltre, no? Volevamo anche portarlo, ma poi per fortuna abbiamo cambiato idea. È un Monster Hunter sempre ambientato nel Giappone, dove le creature sono un pochino più aggressive, più prominenti, più giapponesi. Si può giocare online, c'è un tipo di gioco differente da quello di Monster Hunter. Ma il problema di questo gioco qual è? A parte la possibilità di creare alla Fortnite trappole e impalcature che ti permettono di cacciare, da quello che abbiamo visto e scoperto e notato, il Day One è stato talmente disastroso che la versione PC, ma anche la versione console, ha tipo raggiunto degli standard veramente imbarazzanti. Ormai ogni gioco sta uscendo con dei problemi, infatti spero domani per Zelda che non sia così, però sti cazzi, non credo, perché per adesso gli hanno dato 10 il gioco, quindi. E comunque c'è un ratto in gonnella con un cactus nel culo. E quindi cosa puoi fare tu? Usi i tuoi kirikiri. Aspetta che lo ridice meglio di me. Kirikiri, quindi usando i kirikiri si può volare e colpire i ratti in testa. Light the kirikiri itself e possiamo. 20 fps solidi, Zelda, spero. Perché in alcuni punti Breath of the Wild il primo non ci arrivava neanche.
molti modelli coreani, possiamo vedere, e questo è Wild Hearts. Ragazzi, fidatevi di me. Allora, io ho sempre letto la critica specializzata, criticandola, come lei critica me, non è vero, ma l'ho sempre fatto perché comunque, fino a una certa, i recensori hanno anche un obbligo professionale di dirti come stanno le cose al lato tecnico. Magari cercate di individuare nella vostra nicchia, che ne so, di every eye, di multiplayer, quello che è un pochino più soggettivo nei gusti, ma cercate quel recensore lì, sperate che recensisca lui il gioco che volete comprare, che vi piace, che ha quella linea di pensiero, che bla bla bla, solita roba, e inquadrate quella persona lì. Tipo ad esempio io non posso leggere niente di Tagliaferri, se no inizio a dare testate contro le pareti, perché non penso esista una persona più di parte al mondo di Tagliaferri, che tra l'altro apposta fa incazzare le persone con i suoi commentini piccanti di tutto quello che è l'emisfero Sony, ma vabbè, lasciamo perdere. Però fidatevi della stampa specializzata fino a una certa, cioè, perché almeno avete un'idea di quello che state comprando. E questo gioco qua effettivamente per fortuna ce lo siamo evitati, anche se teoricamente dovremmo portare un po' tutto, considerando che è quello che facciamo, no? Il day one di ogni gioco volevamo portarlo, ma abbiamo evitato perché, ragazzi, il gioco è pietoso, cioè, giocate a Monster Hunter, fate prima, cioè, che senso ha sta roba, un cazzo. Vabbè, Player Inside, per carità, però i Player Inside anche loro non è che possono essere sempre lì, perché alla fine loro sono content creator, parlano delle news ma fanno un recapone settimanale. Molte volte io so da loro prima di leggere Every Eye o Multiplayer, ma perché seguo loro assiduamente, li seguo, e quindi so che cazzo succede. Però appunto funziona così, nel senso, informatevi, non c'è molto da fare. Qual era l'altro trailer? Ethel. Che è successo? E qual era l'altro trailer? Di? Demon Skin. E che? Ma che è? Ma è un gioco? 2 settimane fa. Ah, per PlayStation. E vediamolo. Bene. È morto schiacciato. Ma che è? Ma è questo? Mi piace quando i giochi ti dicono che sei morto. Te lo devono proprio far capire. Grazie, Fabio Bello. Grazie mille, bestiacce. Belle però le animazioni. È quel gioco indie che ha un non so che di marcio. Batti le intemperie. Combatti le mani giganti. Combatti i lupi ragno. Combatti la tua paura per le altezze. Combatti i non morti. Combatti la fica volante. Combatti l'uomo col falcetto. Combatti coi ghiacci. Combatti con la lava. Combatti con gli scheletri. Insomma, combatti. Belle le animazioni. Questo è uno dei classici trailer che ti fa vedere tutto e non ti spiega un cazzo. Non so cosa sia, ti giuro, non so cosa sia, non cos'è. Un roguelite? È un Metroidvania? È un gioco a scorrimento, un picchiaduro a scorrimento? Che cazzo è? C'è un sistema di combattimento figo, quindi il nemico attacca dall'alto, tu attacchi dall'alto. Ci sono 3 lati di combattimento. Figo, ci sta. Demon Skin. Sembra avere un sistema di combattimento particolare, però no, il trailer non gli fa proprio giustizia. Buono. Viene il 5/5/2023 di Est Digital, Demon Skin. Oh, vabbè, non sembra male, magari lo teniamo d'occhio e lo portiamo come giochino indie. Demon Skin is a comic PlayStation brutal hack and slash game with a challenging combat system. Sì, quindi in sostanza abbiamo 3 punti dove combattere, tre guardate, si vede qui questa sorta di rastrelliera, che cazzo sto dicendo? Vabbè, rotella degli attacchi,
con tre placche, tre zone d'attacco, su, centro, giù. E quindi noi, un po' tipo alla For Honor, dobbiamo, col timing giusto, colpire sopra, al centro o sotto. E il pupazzo farà diverse animazioni. Non mi interessa. Sembra carina come idea, bisogna vedere se poi funzica. Il finale del trailer è una cover di God of War. Vabbè, sti cazzi, dai. Sti cazzi. Ma la mia reaction ad Alan Wake 2? E facciamo la reaction ad Alan Wake 2, quella che hai chiesto ieri. Alan Wake 2. Trailer. Madonna mia. Ma aspetta, perché io c'ho roba di un anno fa qui. C'è questo PlayStation di Sony. The sheriff's department is still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. Pareri su Alan Wake è il gioco più noioso che io abbia mai giocato in vita mia, che non ha nulla di horror e che sinceramente ho trovato veramente ripetitivo e noioso, ma non so per quale motivo piacque la gente. She may be lost in the woods and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure. Chiamarle due è gratuito su PlayStation Plus. Ah, bene, bene. It began with a dream. Wake. Oh god, I am your biggest fan. Ma questo è il remake, quel 2. We're supposed to be on vacation, Alice. I wish you a good stay in my cabin. Ma questo non è l'uno. I'm here to check how you've settled in and to meet your wife. Ma cioè il 2 è identico all'uno. C'è pure la stessa tizia che gli dà le chiavi, ma che cazzo? Ha la stessa grafica di Heavy Rain. Sì, ma questo gioco deve uscire tra un anno, quindi mi chiedo esattamente perché ha la grafica di Heavy Rain gioco per PlayStation 3. Ma no, ma questo qua è la remastered, ma vedi? Ma scusami, ma sono cretino io. Questa qua è la remastered, non ha senso. Allora, aspetta, Alan Wake 2 trailer. Eccolo qua. Peggy 18. We all come to a story with hopes and expectations. Looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever finding the story. This is not the story. Non lo so, no. Cinematics. This story will eat you alive. Tra l'altro, io continuo a pensare se questo sia il fratello illegittimo di... No, non John Wick. Come si chiama l'altro attore? Quello che ha fatto... È horror, cheat. Sì, punto di domanda effettivamente. Per... No, beh, magari questo lo sarà. Magari, probabilmente lo è. Sì, siamo passati anni. Sono passati anni dal primo. No, non Leto, dai! L'attore che ha fatto una settimana da leoni. Una settimana da leoni. Cazzo dicendo? Una notte da leoni. Dai, non mi viene il nome di quell'attore lì. Famosissimo, ragazzi. Ma Troy Baker, ma no. Il manzone. John Alan. No, Bradley Cooper, grazie. Mi ricorda Bradley Cooper un botto lui. Guarda. O no? Cioè, figa. E sta fermo. Sono pazzo io, ma Bradley Cooper. Lui ha la faccia un po' più storta, però me lo ricorda. Cioè, ma che roba? No? No? O sono pazzo io? È proprio uguale, figa. Vabbè, sarà il fratello illegittimo. Non lo so. Ma guarda una scena di Constantine, sì. Quello è sempre Bradley Cooper in, appunto, Una notte da leoni, il quarto capitolo.
Allora, ho sempre notato una cosa delle somiglianze. Ho sempre notato che le somiglianze sono soggettive. Magari tu ci vedi veramente un duplicato di una persona e quello ti dice: no, non è vero. E ho scoperto anche questo con le somiglianze: che la gente non capisce un cazzo, io c'ho ragione. Questa è la mia idea di come funzionano le somiglianze. Quando vedo qualcuno che ci assomiglia, dico: ci assomiglia. Uno mi dice: no, ho ragione io, ci assomiglia. E quindi credo sia l'approccio migliore, ragazzi, in questo caso. La somiglianza, detta mimica, esatto, è oggettiva, cioè è lo stesso tizio. Detto ciò, è vero. Cioè, fateci caso, ogni volta tu dici: guarda, questo tizio, Andrea, assomiglia a Joaquin Phoenix dopo una cura dimagrante. Ma Joaquin Phoenix di Joker, eh? Dopo una cura dimagrante, il che è un problema. E qualcuno dice: ma non è vero. Come fa a non essere vero? È palese che sia così. Quindi, voglio dire, è oggettivo. Ora, io volevo parlare di Zelda, perché domani esce Zelda. Possiamo parlare di Zelda gli ultimi 10 minuti, per favore? O no? Perché sono uscite le recensioni di Zelda Tears of the Kingdom, che domani giochiamo assolutamente. E io voglio leggerle, perché voglio capire esattamente... sperando che non ci siano... ecco, dei... Anzi, non leggiamo, guardiamo, che è meglio. Sperando che non ci siano degli spoileroni, vediamo un po'. Guardiamola insieme, da Every Eye. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei migliori giochi di avventura che siano mai stati realizzati. Avete sentito che è uno dei migliori giochi di avventura che siano mai stati realizzati. Si sente l'audio? Gli spoiler devastanti. Vabbè, ragazzi, dai, su, non penso li facciano. Ma non è ancora uscito. E vabbè, ma come cazzo si chiamano? I recensori ce l'hanno già da una settimana al gioco. È un inno instancabile al viaggio, alla libertà creativa. Non può avere, per ovvie ragioni... Ma gli ha dato la chetamina prima di registrare il video? Cioè, sentite qua. ...libertà creativa. Non può che siano mai stati realizzati. È un inno instancabile al viaggio, alla libertà creativa. È un inno instancabile al viaggio, alla libertà creativa. Non può avere, per ovvie ragioni, lo stesso impatto dirompente che ebbe Breath of the Wild. Breath of the Wild. Riesce comunque, a modo suo, a dar vita a una nuova rivoluzione. Adesso sto notando una cosa, ragazzi. Interromperò questo video che dura 25 minuti tante volte. Sto notando una cosa che mi sta facendo incazzare del gaming. Sì, non so per quale motivo, confonde il sequel con More of the Same. A me sta cosa mi sta facendo incazzare come una belva, perché no. Ma che bullismo, che cazzo dici? È una cosa che mi fa girare le palle, mi fa girare le palle alla follia. Il More of the Same è una cosa, il sequel è un'altra. Il sequel, per forza di cose, contiene lo stesso gioco con delle migliorie, ma il More of the Same non è per forza un sequel. Quindi, quando dite... Quando scrivete, quando commentate, vabbè, ma Zelda Tears of the Kingdom è un More of the Same, quindi la stessa identica cazzo di roba con qualcosa in più. No, quello si chiama sequel. È un sequel, è un altro capitolo del gioco, ovviamente avrà le stesse meccaniche. E allora perché non lo diciamo anche di Elden Ring a sto punto? Che senso ha? Elden Ring è il cazzo, perché Elden Ring è un More of the Same. Attenzione, perché non è un sequel, ma è sempre la stessa salsa... con altri personaggi e un'altra storia. Quello è un More of the Same. Allora, lì ha senso dirlo. God of War Ragnarok? Quello è un sequel, non è un More of the Same. Cioè, è diverso. Facciamo attenzione, perché secondo me è un po' una stronzata scambiarli. Sono due cose un po' diverse. Curiosamente, senza spoiler, ciò che rende impressionante Tears of the Kingdom... Ma prima di accompagnarci nel... Zero Seraf, grazie mille. Plasma, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Grazie. Il nuovo Zelda è un gioco che divora il tempo e lo risucchia in una voragine inarrestabile di scoperta. Ma è tempo ben impiegato, anche nei momenti più lenti, meno densi, più contemplativi. Persino quando dovrete raccogliere tronchi d'albero per ricostruire un villaggio o quando bisognerà sperimentare col cibo per ottenere le ricette giuste. Tutto in... Bello l'account boostato che gli è andato ai recensori. Tears of the Kingdom è tempo.
è una colonna portante sia narrativa che ludica. È diventato Death Stranding. L'opera di Hidemaru Fujibayashi. Saremo noi giocatori, ancor più di quanto bellissimo, fatto in Breath però. Of the Wild, a scandire il ritmo qualche della... miglioria tecnica l'hanno fatta, secondo me, per quanto riguarda le texture. Hanno peggiorato tutto il resto, ma Link è fatto molto bene. Avventura. In Tears of the Kingdom bisogna perdersi, scoprire il piacere più puro dell'avventura. Minchia, ma che fastidio sta gente che deve fare i finti doppiatori. Scoprire il piacere più puro dell'avventura. Ma che cazzo stai pubblicizzando? È un gioco, non è uno yogurt, Cristo Dio. Ma parla come minchia mangi? ...di imbattersi in inevitabili ridondanze o imprevisti fallimenti. Esistono segreti... Che fastidio, porca troia! ...possono essere svelati ben prima delle fasi finali. Esistono missioni che possono essere saltate a piè pari perché... Guarda gli alieni. Questi sono i ritrovamenti in Perù dei famosi disegni sul grano. Già completate incidenti. È una tavoletta shake. Cioè, è una Switch. Mente nel corso del nostro vagabondare. Raccontare la trama potrebbe rivelarsi persino più pericoloso delle minacce che affronteremo nei panni di Link. Ecco perché eviteremo di farlo. Ah, non quel parla della trama. È okay. Che, come già anticipato, è di nuovo che cazzo di armata, che figa. Da tema centrale di Tears of the Kingdom. La favola è sempre la stessa, nella sua dicotomia tra bene e male. Insomma, la morale è sempre quella. Forse come mai prima d'ora. Fai merenda. Resta legata Girella. A canoni tipificati, a una mitologia che, pur proponendo nuovi spunti, recupera comunque i suoi elementi più noti. C'è ancora qualche sovrabbondanza evitabile, e la struttura della narrazione è presa di peso da quella di Breath of the Wild. Questo è... Ma scusami, ma se è un sequel, grazie al cazzo che la narrazione è la stessa. Cioè, ma di cosa dovrebbe parlare? Del nuovo taglio di capelli di Link? Guarda, sembra ancora di più una bambina. Ma di che cazzo dovrebbe parlare, scusami? Purtroppo il suo limite più rigido. Cioè, il limite più rigido del gioco è che la narrazione è la stessa che segue quella del primo capitolo. Ma vabbè, io ste cose... Le storie dei popoli da incontrare si affiancano ai ricordi da scovare e la ricerca della principessa è di nuovo il fulcro attorno al quale ruota il cammino dell'eroe. A essere diversa in confronto al precedente... Ah, i cavalli col culo. ...una l'intensità del racconto. È più epico, più dolce. Storie principali... Questa è una bella... Ecco, queste sono belle cose da sapere. La narrazione più epica, più dolce, ci sta. Queste cose hanno senso da dire. ...si intersecano in un lavoro di scrittura volutamente semplice sul piano concettuale, eppure cristallino, corale. L'Hyrule di Tears of the Kingdom è un teatro nella cui perfetta scenografia... Ma che figata sta roba! ...tantissimi misteri, piccoli o grandi che siano. Alcuni sono ben celati, nelle profondità più remote della Terra, mentre altri talmente in bella vista che possono essere... Apri paracadute! ...delle nuvole, come quei giganteschi geoglifi che ricordano palesemente le linee di Nazca. Chissà... I geoglifi che ricordano palesemente le linee di Nazca. Ecco, lui l'ha detta meglio, però sì, sembrano quei disegni in Perù. Quali o quanti misteri riuscirete a risolvere? Certo è che quando la verità ultima... Che poi la storia è sempre salva Zelda, no? Non ne ho idea. Non so che cosa sia successo. Nell'uno, in Breath of the Wild, era così. Però era anche posto in un altro modo. Era la classica storia di Zelda, però con un altro concetto. Cioè, comunque lei... vabbè, oddio, che poi è sempre così in tutti gli Zelda. Comunque lei si sacrifica per un bene più grande. Cazzi e mazzi, tu la devi risalvare. Però c'era tutto un altro... una narrazione laterale, no? Quindi tu andavi a riscoprire i tuoi ricordi con Zelda e c'era tutta un'altra narrazione che era carina. Che era la scusa per cercare i collezionabili, che non erano fine a se stessi, ma appunto ti davano un incipit di trama in più. Così devono essere i collezionabili, perché sennò collezionare e trovare robe in giro per la mappa ti rompe i coglioni. Paleserà dinanzi ai vostri... Hai veramente scritto Link in descrizione, Andrea? Porco due. Che non potrete rimanere indifferenti. La mappa di Hyrule. Se abbiamo citato gli abissi della Terra, non è stato per caso. No. E non no, ci riferiamo no. alle grotte che formano un passaggio segreto tra due colli dove trovare tesori, minerali e mostri. La Hyrule di Breath of the Wild è la base su cui è stata concepita una mappa tripartita. Trovare il sottosuolo è un viaggio molto più complesso. Il sottosuolo? C'è un sopra e c'è un sotto? Qualche segnale d'opile. Ma fermi. Ma mi hai spoilerato! Ma anche te a guardarlo. Ma se appena detto, non facciamo spoiler in questa incredibile recensione di 40 minuti. Ora, effettivamente in 40 minuti di che cazzo vuoi parlare se non di qualcosa in più?
Però porca troia, dai! Tutta una zona che non c'era nel trailer, non potevamo immaginarla, c'è la spoiler così, ma che c'è il sottosuolo? Ma non me lo dire! Ma dai! Ma sai che è bello quando scendi e scopri che c'è tutta un'altra mappa sotto Hyrule? Quindi c'è Hyrule sotto e sopra, ma che figata! Grande spoiler al recensore di Arrea, io non l'ho detto, e ho letto un commento su Twitch. Ah, scherzava, non è vero. Ha detto che non spoilerava la trama. Sì, beh, ha detto che non spoilerava in generale. All'inizio della recensione dice, recensione senza spoiler. Hyrule bassa. Bassa Hyrule, Hyrule bassa. Posillico basso. Lo so. Vabbè. Allora dai bestiacce, domani facciamo Zelda, su, 3 ore, preparatevi, mangiate, o mangiamo insieme, cioè nel senso, voi mangerete per i cazzi vostri, ma... Che cazzo di bestia c'è sul tavolo, che figata, un ragno saltatore, bellissimo, bellissimo, guardalo, dov'è? Vola? Volano? Beh, è incredibile. Sì, proprio si sta evolvendo la specie. Vabbè, dicevo, domani alle 21.30 saltate, siateci, perché c'è appunto 3 ore di Zelda, fate un laudo pasto, anzi rimanete con la fame, altrimenti vi addormentate, peccato. E quindi ci buttiamo a pie pari nella nuova avventura del nostro Link e vediamo un attimino che cazzo dobbiamo fare con Zelda e il motivo per cui dobbiamo salvarla di nuovo. E non vedo l'ora, quindi preparatevi. E niente ragazzuoli, io spero che vi piace, spero vi possa piacere, ma penso di sì, cazzo. E so anche che molti di voi non hanno la Switch, quindi questo è un modo per giocare insieme una delle esclusive, o meglio uno dei giochi che dovrebbe entrare nel curriculum di un videogiocatore, Zelda in generale, almeno uno Zelda va giocato. Non potete acquistare la console, non conoscete il mondo di Zelda o comunque l'universo che c'è attorno a Zelda, ci siamo noi, giochiamo per voi. Giochiamo tutti insieme, ma vi dico però una cosa, non disprezziamo i giochi solo o perché non li possiamo giocare o perché magari non sono in sintonia con noi al 100%. Io Zelda l'ho recuperato dopo, non ho mai giocato i primi Zelda ai tempi in cui uscirono, li ho recuperati dopo. Sono sempre stato un po' restio perché da piccolino avevo sta mentalità del cazzo che se un gioco era sembrava troppo fanciullesco, troppo fiabesco, era per bambini. Zelda è la cosa più distante, secondo me, per bambini che ci sia. Quindi vi invito ad avere una mentalità un po' più aperta, se possibile, e buttiamoci in questa avventura perché vi rimane proprio dentro. Se c'è proprio un gioco che porta il giocatore alla scoperta, al gameplay, al divertimento in ogni singola sua azione, è Zelda. È proprio l'essenza del videogioco. Questa frase io continuerò a dirla per diverse esclusive, però è vero, non c'è un cazzo da fare. Quindi domani siateci per un po' d'essenza del videogioco, condita, bella fresca. Va bene bestiacce, fate bravi, fate buoni, io spero vi siate divertiti. Grazie per tutto, vi ricordo che Evil Nun arriva lunedì, ed è grazie a voi, e che questo giochino, Alternative Watch, sarà un giochino sulla quale probabilmente passeremo molto tempo, che spero vi sia piaciuto anche questo. Grazie per la compagnia che mi fate ogni sera, vi voglio bene, bestiacce, tantissimo. E ci vediamo domani con Zelda. Ciao bestiacci. Alle 20.30. 20.30, ricordatelo. Iniziamo un pelo prima. Adios. Che sto suono? Un'anomalia?